L'economia deve avere un'etica. Questo è il messaggio ribadito più volte, con sempre più insistenza, da Benedetto XVI. La Chiesa Cattolica guarda sempre con più favore a quella branca dell'economia che da tempo spinge la finanza nella direzione dell'etica. Banche etiche sono banche che usano i soldi che ricevono dai depositanti per finanziare solo progetti che abbiano alto valore ambientale e sociale, cioè usare le risorse il più possibile per finanziare investimenti che ci portino verso il bene comune. In molti paesi poveri le banche etiche del microcredito sono sistemi che da tempo riescono a dare valore ai redditi molto bassi di quelle popolazioni. A Nairobi, in Kenya, c'è un esperimento di microcredito in piedi da 16 anni che coinvolge migliaia di persone di una delle baraccopoli più popolose e povere d'Africa, Kariobangi. A guidare questo esperimento è la parrocchia cattolica del posto, guidata dal padre comboniano Paolino Mondo, che nella finanza etica ha trovato un potente alleato nella sua difficile opera di evangelizzazione. Come possiamo predicare Gesù risorto alla gente che sono malati, sono affamati e quasi hanno il diritto di prendere le cose dagli altri? Perché quando qualcuno è affamato, qualche volta non c'è nessuna legge che tiene, ma piano piano, usando sistema microcredito, stiamo cambiando la vita di questa gente. La microfinanza è il modo di organizzare la gestione finanziaria dei poveri, quindi la microfinanza è come respirare, voglio dire, la troviamo ovunque nei paesi poveri, in varie forme. La parrocchia di Kariobangi è il punto di riferimento per quel mezzo milione di persone che vivono lì, di lavori che iniziano la mattina e finiscono la sera e con cui guadagnano 2,50 euro al giorno. Ma come è cominciato l'esperimento di microcredito a Kariobangi? Quando abbiamo cominciato abbiamo chiesto a questa gente, anche se avevano solo 2,50 euro, come guadagno della giornata, gli abbiamo chiesto di mettere accanto almeno 1 euro. Perché ci sarebbe da guadagnare alla fine. Sono riuscito a convincere 50 persone tra mezzo milione di fora che sono là. Da allora sempre più persone hanno compreso che diventare soci dell'Uruma Self-Help Group, la banca di Kariobangi, dà il diritto di chiedere prestiti a bassissimo tasso di interesse che consentono loro di intraprendere attività che li rendono economicamente autonomi. E questo prestito lo garantisce a fare un lavoro, per esempio comprare fagioli e venderli, ma dopo 3 mesi però deve ritornare il prestito più 1% dell'interesse. Riuscire a far accedere al credito migliaia di persone che non hanno garanzie, che non hanno beni da mettere a garanzia e quindi che non ce la fanno andare alle banche ordinarie, credo sia veramente fondamentale. E questa organizzazione lo fa con una ottima capacità, ha creato un sistema per cui praticamente gli altri soci garantiscono per chi chiede il prestito e in questo modo riesce ad avere più di 4.000 soci, ha raccolto più di 1 milione di euro di capitale sociale, riesce a fare moltissimi prestiti, a garantire anche un'assicurazione sanitaria ai clienti della banca. L'esperimento della banca di Kariobangi insegna che la finanza può diventare un luogo dove il Vangelo vive, ponendo la Chiesa Cattolica nel cuore di un nuovo concetto di economia. La fede non è leggere solo il Vangelo e fare come il Vangelo dice, ma è leggere il Vangelo e vivere il Vangelo. Se io prendo un prestito e tu mi garantisci e alla fine io do dietro il prestito, ti ho fatto un amico, ho visto il viso di Dio in te, perché mi ha aiutato, anche io ci ho creduto. Ecco, nell'esperienza di Kariobangi vediamo quanto contano i valori, no? La fiducia, se c'è fiducia ci sono persone che garantiscono per te. La reputazione, diciamo, della parrocchia, della Chiesa Cattolica serve per aumentare la reputazione della banca. L'Africa, migliaia di anni fa laboratorio e culla dell'umanità, ridiventa oggi laboratorio di un'economia più vicina all'essere umano. Una lezione da imparare presto nel nord del mondo, sempre più ricco di nuovi poveri. Almeno hanno un pasto sulla tavola, riescono a mangiare, sono vestiti bene. Quando vai in chiesa li trova, non nascosti tra la fora, ma sono ai primi banchi, perché il microcredito li ha fatto svegliarsi dal sogno di povertà a una vita
un po', possiamo dire, dignitosa.